Ciao a tutte, il lavoro che presenteremo oggi è un bellissimo poncho mantella che ha le maniche e quindi ha insieme la particolarità di essere molto avvolgente ma di avere la comodità di avere questi polsini. La lavorazione inizia dal collo, bisogna soltanto diciamo lavorare delle maglie alte e delle maglie alte prese in costa. Tutta la lavorazione del corpo che viene unito al collo è fatta a maglie alte e a maglie mezze alte. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata della mantella, si procede poi con la lavorazione di questi manicotti, di questi polsini. Per il lavoro userò questa lana, ho più gomitoli di questa lana, che si chiama Big Fantasy e si lavora praticamente con l'uncinetto 7. Io però utilizzerò l'uncinetto 9, sono 200 grammi per 360 metri circa. Il filato a fantasia sarà alternato con questo filato che è sostanzialmente molto simile, che verrà lavorato con l'uncinetto 8 e 9. Infatti faremo una parte con l'uncinetto 8 e l'altra parte con l'uncinetto 9, il perché ve lo spiegherò durante la lavorazione. Per l'esecuzione di questo lavoro ho utilizzato un intero gomitolo di lana a fantasia è un intero gomitolo di lana diciamo monocolore, entrambi da 200 grammi. Considerate che io però ho una taglia L piuttosto lunga. Naturalmente se siete più minute di statura e di taglia avrete bisogno di un quantitativo minore. Per la lavorazione del collo dobbiamo avviare con l'uncinetto 8 40 catenelle. Avendo io già eseguito il poncho, vi farò vedere soltanto com'è la lavorazione del collo, avviando però una serie di catenelle più corte. L'importante è che il numero delle catenelle di avvio sia pari. Io ho preferito un collo piuttosto aderente. Potreste fare anche un collo più largo, un collo più lungo. Una volta avviate le catenelle in numero pari, unite il lavoro perché si lavorerà in circolo, quindi chiudete le catenelle con una maglia bassissima. Visto che il collo si lavora tutto a maglie alte, alzate come primo giro il lavoro avviando 3 catenelle e si entra nella seconda maglia, perché la prima maglia è già stata occupata dalle 3 catenelle, si entra nella prima maglia e si fa una maglia alta. E così per tutto il giro, quindi filo sull'uncinetto, si entra, 3 punti sull'uncinetto, si chiudono a 2 a 2. Andiamo avanti fino alla fine del giro, lavorando esclusivamente delle maglie alte. Fatta la maglia alta nell'ultima catenella disponibile, abbiamo finito il primo giro, quindi lo chiudiamo entrando nella terza delle 3 catenelle con cui abbiamo avviato il giro stesso e chiudiamo questo giro con una maglia bassissima. A questo punto, per avviare il secondo giro, facciamo nuovamente 3 catenelle e dopo le 3 catenelle lavoriamo la nostra prima maglia alta presa avanti, quindi filo sull'uncinetto, si entra davanti verso il dietro, si attraversa, vedete, il punto sottostante, la maglia alta sottostante, si mette il filo sull'uncinetto, si aggancia, si tira e abbiamo 3 punti sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e si chiude a 2 come una semplicissima maglia alta. Segue poi una maglia alta, state attenti a non duplicare i punti ma a tenere sempre i 40 punti con cui avete avviato il lavoro. Quindi filo sull'uncinetto, attraversiamo, vedete la maglia alta, proprio si vede che l'uncinetto passa sotto, si passa il filo sull'uncinetto, si aggancia, si tira su, 3 punti sull'uncinetto e si chiudono a 2 come una normalissima maglia alta. Si esegue dopo una maglia alta normale, quindi che si prende
dove si prenderebbe sempre qua sotto, mentre la maglia alta presa avanti si attraversa. Andiamo avanti così per tutto il secondo giro. Anche il secondo giro, una volta finita l'ultima maglia alta, si chiude entrando nella terza catenella delle tre di avvio e si chiude con una maglia bassissima. Il terzo giro è ancora più semplice perché alziamo il lavoro con le 3 catenelle, ma abbiamo già la guida di quanto abbiamo fatto nel punto sottostante, quindi le 3 catenelle le abbiamo già avviate e iniziamo direttamente con la nostra maglia alta presa avanti che ci troviamo nel punto sottostante. Dopo naturalmente abbiamo una maglia alta normale e poi una maglia alta presa avanti e così via fino alla fine del giro. Anche il terzo giro si chiude praticamente con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle di avvio. Naturalmente per fare il collo dovremo avviare almeno 40 maglie con questo tipo di lana. Io ho fatto una demo in scala ridotta. Andiamo avanti così con il terzo giro fino al sesto, quindi faremo ancora quarto, quinto e sesto giro con 40 maglie fatte di maglie alte prese avanti alternate a maglie alte. Finiti i primi 6 giri relativi al collo, dobbiamo iniziare la parte invece che ci accompagnerà verso la spalla e quindi ora facciamo un giro di maglie basse dove faremo un aumento ogni 5 maglie, quindi faremo 4 maglie basse in ogni singolo punto e poi nel quinto faremo 2 maglie basse. Partendo da 40 maglie dovremo arrivare quindi a 48. Facciamo una catenella e nello stesso punto facciamo una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza, quarta e facciamo 2 maglie basse nel quinto punto. 1, 2, 3, 4 e 2 maglie basse nel quinto punto. Andiamo avanti così fino alla fine del giro e vedrete che ci troveremo 48 maglie. Il nostro ottavo giro, quello che ci ha permesso di congiungere il collo con la parte che lavoreremo per le spalle e che è fatto tutto da maglie basse, ora iniziamo l'ottavo giro. Per l'ottavo giro cambiamo filato, cambiamo uncinetto, quindi inizieremo a lavorare con l'uncinetto 9 e con il filato a fantasia e a questo punto cambiamo anche punto. Faremo un giro di maglie alte, in particolare faremo 5 maglie alte e un punto di aumenti, quindi faremo 5 maglie alte singole più 2 maglie alte nello stesso punto. Faremo quindi 8 aumenti e ci troveremo 56 punti. Iniziamo facendo 2 catenelle, stringiamo bene il filato. La prima, questa serie di catenelle sostituisce la prima maglia alta, quindi andiamo nel punto successivo e facciamo una maglia alta, punto successivo, terza maglia alta, quarta. Il filo di avvio, come vedete, sto cercando di inglobarlo senza però inglobare anche il filo verde. Questo mi servirà dopo quando lo alternerò con il filato colorato, diciamo a fantasia. Questo è il filo di avvio, quindi cerchiamo di metterlo all'interno in modo da non doverlo tagliare, attaccare dopo. Allora 1, 2, 3, 4 punti, 5 maglie alte e ora facciamo il nostro punto di aumenti. Una maglia alta e seconda maglia alta nello stesso punto. Continuiamo ancora con 5 maglie alte singole, 5 e il sesto punto è fatto da 2 maglie alte nella stessa maglia sottostante, 1 e 2. Continuiamo così con questa serie di 5 più 2 per tutto il giro.
Facciamo ora il nostro nono giro, anche questo è un giro di maglie alte ed è un giro di aumenti. In questo caso faremo delle serie da 8 punti in 7 maglie. Che cosa significa? Che faremo 6 punti senza aumenti e nel settimo punto faremo l'aumento. Allora, iniziamo dalle nostre 3 catenelle, 1, 2, 3, che ci servono per alzare il lavoro, e nello stesso punto facciamo il nostro primo aumento. Quindi facciamo nello stesso punto di uscita delle catenelle, facciamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo a 2 a 2. Abbiamo fatto il nostro aumento, quindi dobbiamo fare una serie di 6 punti singoli senza aumenti. 1, 2, 3, 5, 6 maglie singole e nella prossima maglia facciamo 2 punti nella stessa maglia, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia sottostante. 1, filato un po' complicato, 2 nella stessa maglia. Ora iniziamo un'altra serie da 6 singoli e poi il punto doppio. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Abbiamo finito il nono giro. Avendo iniziato il giro con l'aumento nella prima maglia, finiremo il giro con 6 maglie singole. A questo punto chiudiamo come negli altri giri, inserendo l'uncinetto nella terza catenella di avvio del giro stesso e chiudiamo. A questo punto vi ricordate che abbiamo conservato attaccato il filo della lana verde, di quella la monocromatica. Prendiamo e facciamo 2 catenelle con la lana verde per iniziare il decimo giro. Questo è un giro in cui cambiamo colore, ma continuiamo a fare degli aumenti. In questo caso avremo una serie di 9, quindi 7 maglie singole più 2 maglie di aumento, e lavoreremo con la maglia mezza alta. Quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto nella stessa maglia di avvio, facciamo una maglia mezza alta, quindi tiriamo via le 3 catenelle insieme. Questo rappresenta il nostro primo aumento. Poi facciamo filo sull'uncinetto 7 maglie mezze alte senza aumenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi abbiamo fatto le 2 iniziali che rappresentano l'aumento e le 7 singole. Facciamo ora 2 maglie mezze alte nello stesso punto. 1 e 2. Quindi il nostro aumento. Partiremo da 64 maglie, faremo 8 aumenti, quindi finiremo con 72 maglie. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Chiudiamo il decimo giro e iniziamo la lavorazione dell'undicesimo con il nuovo colore, quello là multicolor, diciamo così, avviando 3 catenelle. In questo giro faremo delle serie da 10, quindi faremo 8 maglie singole e 2 maglie nello stesso punto. Partiremo da 72 maglie, faremo 8 aumenti, quindi finiremo il giro con 80 maglie. Nello stesso punto praticamente da cui escono le catenelle facciamo anche il nostro aumento e quindi la nostra prima maglia alta. Andiamo avanti così, poi facciamo la serie di 8 maglie alte singole. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie singole, maglie alte singole. Questo giro e tutti i giri colorati, diciamo così, con la maglia multicolor sono maglie alte, mentre i giri che faremo con la maglia verde, verde a tinta unita, saranno mezze maglie alte. Quindi abbiamo fatto i nostri 8 punti, facciamo ora il nostro aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Ricordatevi sempre che le catenelle di avvio si
abbinano all'aumento, poi ci sono 8 singoli, l'aumento, e ora naturalmente altre 8 maglie singole e poi 2 aumenti. Faremo questa serie di 10 punti per tutto il giro. Chiudiamo il nostro giro entrando nella terza delle 3 catenelle di avvio e chiudendo con una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare un altro giro, il dodicesimo, sempre con il multicolor, e faremo, in questo caso avendo noi 80 maglie di partenza e dovendo fare sempre i nostri consueti 8 aumenti, faremo delle serie da 11 che ci porteranno praticamente ad arrivare ad 88 maglie finali per questo giro. Facciamo le nostre prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Il nostro primo aumento direttamente da dove sbucano le catenelle, quindi facciamo il nostro primo punto doppio, 1 e 2, e poi continuiamo con 9 maglie alte singole, quindi 1, 2, 3, ecco arrivati alla nostra nona maglia alta singola, vuol dire che la numero 10 e la 11 la facciamo nella stessa maglia di base. In questo modo facciamo il nostro aumento e continuiamo il nostro giro facendo 9 maglie alte senza aumenti, una maglia di aumento, quindi 10 e 11 nello stesso punto e così via fino a terminare il giro. Ci vediamo naturalmente alla fine del giro. Con la fine del dodicesimo giro abbiamo sicuramente raggiunto la larghezza della spalla, questo è il collo e poi si continua sulla spalla. A questo punto inizieremo a scendere con la lavorazione dalla spalla verso il gomito. Per quanto riguarda la misura, mano a mano che lavorerò mi renderò conto misurando poi la mantella. Per orientarvi, misurate la distanza, la lunghezza che c'è tra la vostra spalla e il gomito e aggiungete 5 cm. Continuiamo con il tredicesimo giro. Il tredicesimo giro, avendone fatti 2 con il multicolor, con la lana colorata, sarà un giro di solo verde. E questo è il nostro primo giro senza aumenti. Quindi faremo tante maglie quante ne abbiamo sotto. Abbiamo chiuso il giro, il dodicesimo giro, con 88 maglie, quindi ne avremo 88 anche nel tredicesimo. Dopodiché faremo altri 2 giri senza aumenti e questi 2 giri saranno con la lana multicolor. Ricordatevi che i giri fatti con la lana di colore unico sono a mezza maglia alta, mentre i giri fatti con la lana multicolor invece sono giri fatti a maglie alte. Ci vediamo quando avrò eseguito tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo giro. Abbiamo eseguito il giro 13, 14 e 15, che erano giri senza aumenti. Come vedete, già si vede l'andamento qua degli aumenti e poi, se riuscite a capirlo, qua che inizia a scendere senza aumenti. Allora, ora faremo un nuovo giro, il numero 16, il sedicesimo giro. Anche questo sarà un giro di aumenti. Ricordatevi che abbiamo lavorato 88 maglie per questi ultimi giri. Ora faremo 8 aumenti, quindi lavoreremo in questo modo, dovendo arrivare a 96 maglie da 88 faremo 8 aumenti. In questo caso dovremo fare le mezze maglie alte perché ora ci tocca di fare un giro con il colore unico, quindi faremo 10 mezze maglie alte singole più 2 nello stesso punto, quindi faremo una serie di 12 punti.
ripetuta per 8 volte arriveremo a 96 maglie. Dopo questo giro di aumenti, quindi dopo il 16° giro, se voi siete una taglia M, sempre, quindi diciamo una taglia abbastanza piccola, una SM, sempre previo controllo, diciamo, della vestibilità, vi consiglio di non effettuare più aumenti. Potreste anche decidere di non effettuare più aumenti perché la vestibilità già è abbastanza comoda. Potrebbe piacervi più largo, quindi io dopo, quando spiegherò gli aumenti per la taglia, per le taglie maggiori L e XL, potete decidere autonomamente, diciamo, di continuare ad aumentare. Iniziamo ora il nostro giro numero 16 con il primo aumento, quindi le prime due maglie dove effettuiamo le catenelle. Allora, abbiamo detto colore verde unico, facciamo le nostre due catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e all'interno della stessa maglia facciamo la nostra prima mezza maglia alta che rappresenta quindi il nostro primo aumento. Andiamo avanti ora con 10 maglie, attenzione ai fili, andiamo avanti quindi ora con 10 maglie singole, quindi faremo ora 10 mezze maglie alte. Ecco le nostre 10 mezze maglie alte singole. Ora facciamo il nostro aumento, quindi facciamo 2 mezze maglie alte, una e 2 nello stesso punto. Continuiamo poi con 10 singole ed un aumento fino alla fine del giro. Dobbiamo trovarci 8 serie.